la nuova variante, non sappiamo da quanto è qui. Il riscontro che abbiamo avuto ieri riguarda un contagio avvenuto, un tampone effettuato il 18 dicembre, quindi relativamente recente, ma se lo vediamo qui nelle Marche, che è una regione relativamente periferica, sicuramente nelle grandi città, nei grandi centri urbani, Milano, Roma, Bologna e altri, circolerà forse già da prima. Non lo sappiamo, ma probabilmente c'è già in Italia. La variante inglese del Covid-19, arrivata anche nelle Marche con il primo paziente rilevato a Loreto, potrebbe in realtà circolare già da tempo in Italia, dove attualmente si contano solo due positivi alla variante British del coronavirus. Al momento sulla nuova mutazione si sa poco. Non ci sono pubblicazioni scientifiche a riguardo, ma i virologi inglesi sostengono che abbia un potenziale infettivo maggiore del Covid che conosciamo, mentre l'OMS ritiene che possa essere più facilmente trasmissibile a giovani e bambini. Ma anche in questo caso sono in corso più studi. Come già ribadito però dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, non è più pericolosa e non pregiudicherà l'efficacia del vaccino. Di certo però c'è che la variante inglese non è la prima a cui va incontro il coronavirus e non sarà neanche l'ultima, perché più persone vengono infettate più il virus avrà occasione di mutare. Le più significative tra le mutazioni sono quelle che cadono sulla proteina dell'attacco dello spike, perché è quella che evoca la risposta anticorpale. Si possono avere delle mutazioni importanti ogni 3-4 mesi, che possono essere rilevanti per appunto dove cadono, per quello che possono provocare dal punto di vista biologico, per l'interesse scientifico. E quindi queste, diciamo, possono essere 3 o 4 le varianti importanti: la variante che è arrivata tramite la Germania, comunque a febbraio dalla Cina, un po' differente dal virus di Wuhan, e poi una variante che è arrivata dalla Spagna, la chiamano spagnolo, alla fine dell'estate, in settembre. Questa appunto è un'ulteriore variante con altre mutazioni non viste nelle precedenti, che si accumulano insieme e danno l'identificazione di un virus un pochino diverso dagli altri.